La nuova provincia di Padova ha erogato oltre 3.820.000 euro di cofinanziamenti per opere viarie in 33 comuni del territorio. Un'altra tranche importante di cofinanziamenti che questa nuova provincia ha avuto il piacere e è riuscita a trovare le risorse. Abbiamo lavorato duro per trovare le risorse per far partire, oltre a tutti i cantieri che questa provincia in questi 4 anni ha attivato, concluso, consegnato e sta consegnando. Adesso è imminente la partenza di altri due grandi cantieri. Insieme a questo abbiamo attivato in questi 3 anni una strategia con tutti i comuni, con tutti i sindaci per intervenire in incroci pericolosi, nodi viari, punti neri. E definiti da tempo come sicuramente oggetto di urgente intervento, piste ciclabili lungo le strade provinciali, ponti, insomma tutte quelle che erano le segnalazioni dei territori su cui intervenire tra comune e provincia. Abbiamo finanziato quest'oggi 33 comuni con interventi importanti, quasi 4 milioni di euro di protocolli, di convenzioni oggi dal punto di vista giuridico efficaci. I soldi sono nei capitoli, adesso hanno nome e cognome. Ci auguriamo che questo possa essere una risposta al territorio, come è stata anche per i comuni che in questi anni hanno fatto interventi, ne cito alcuni: Rovolon, Sacolongo, Cinta Uganeo e tanti altri, e che ci sia anche un segnale forte che questa è una provincia che corre, che fa economia, che apre cantieri in sinergia tra provincia e comuni. I sindaci hanno lavorato sodo e hanno fatto squadra, e credo che il risultato sia sotto gli occhi di tutti. Interventi di sicurezza, interventi di viabilità, interventi sulle piste ciclabili per la sistemazione di qualche ponte, interventi per i nostri comuni, soprattutto quelli minori con meno possibilità di accedere a finanziamenti. Questa è la bellezza e la prospettiva di una provincia dei sindaci e noi vogliamo mantenere questa provincia, quella su cui abbiamo lavorato in questi anni e che pensiamo sia l'unica forma possibile per tenere questa provincia che sembrava morta da una riforma che la condannava all'estinzione, e invece oggi abbiamo dimostrato cos'è ancora e quanto può dare una provincia formata dai sindaci e gestita soprattutto dai sindaci, che sono persone che al di là delle appartenenze sono persone concrete che guardano i fatti.